ti nego un minimo di disappunto da parte nostra in alcune critiche che abbiamo letto, peraltro non si sa bene su che cosa, cioè avendo visto solo il trailer, no, di questa cosa, o una sollevata di scudi che, e non voglio entrare nel merito perché non serve, però mi fa capire un po' il tragico che si vive, cioè se quello poi era nel 75 il rapporto con un mondo molto violento che era già in parte cominciato dal punto di vista politico, oggi mi sembra che anche dall'altro punto di vista più politico-artistico nel 2010 ci sia la stessa confusione. E allora questo attacco preventivo nei confronti di questo film c'ha un po' la stessa matrice di quella che poteva essere magari inizialmente l'atteggiamento 35 anni fa. Quello che mi ha convinto molto nel momento in cui Neri mi ha cominciato a parlare, Neri mi ha convinto, mi ha parlato di questa operazione, sono stato convinto immediatamente, era proprio rigiocare forse sullo stesso tipo di provocazione. E allora mi sembrerebbe importante, lo spero, nel momento anche di crisi, citavamo ieri come oggi, insomma, l'ennesimo taglio, tra un po' veramente finiremo come Rossellini che andava in giro a chiedere la pellicola, barattava o qualunque cosa, che siamo arrivati a questo. Ecco, l'idea di invece di come dire, di confortarci che un produttore ha uno sforzo dal punto di vista produttivo importante su un film del genere, che potete immaginare non c'ha sponsorizzazioni, il product placement, no? Non c'è, non so come dire, per cui è un film in cui si è prodotto economicamente uno sforzo enorme, sperando che piaccia e non farci la guerra dentro casa in una maniera abbastanza stupida e banale. Questo è un film che non soffre di delocalizzazione, citavamo i grandi posti magnifici della Toscana, ma è come tanti film che vengono fatti qui in Puglia, come in Piemonte o in Friuli, che mi sembra essere il commission che funzionano meglio, è un film che fa lavorare truppe italiane sul territorio italiano, e se magari ci dice bene, al pubblico piace, questo può aprire ancora uno spazio nei confronti di chi invece questo spazio vuole togliercelo. Quindi vedi che c'è un divertimento nostro nel fare un film così, ma anche, se vuoi, una presa di coscienza importante per quello che riguarda la produzione cinematografica. Però confesso che noi ci siamo divertiti da questo punto di vista, e nessuno, io odio un po' questa ipocrisia del cinema che c'è, cioè quando mi chiedono vi siete divertiti? Guardate, io mi sono divertito anche quando ho fatto La tregua di Rosi. Io mi diverto ogni volta che sento ciak, motore, azione. Io non soffro l'idea di quegli ipocriti colleghi miei o altri che dicono la sofferenza che noi abbiamo avuto in questo film. Non è vero, non credete a questa cosa. La sofferenza è stare a casa, la sofferenza è soffrire come tanti attori, cineasti, produttori, maestranze che non lavorano. Quando giriamo un film, da Amleto al film di Natale, non si soffre, si gode e ci si riempie d'orgoglio perché si sta facendo qualche cosa, poi gli altri la giudicheranno. È certo che quando stavamo su questo set ci siamo divertiti, ci siamo presi in giro, abbiamo discusso, abbiamo mangiato, cercando di fare al meglio molto. Di ricreare, ho mangiato molto, ecco, per cercare di ricreare un clima, e ce lo stiamo un po' portando dietro, magari fosse sempre così. La concisa domanda di prima mi fa venire in mente una riflessione rispetto a quello che dici, quindi rimango in tema, cioè che un film in qualche maniera poi dopo si rispecchia, anche se come questo è ambientato tantissimi anni fa, in quello che possono essere certe problematiche sociali della nazione dove vivi, eccetera. E quindi facevi questa domanda e riflettevo che in questo film ci sono i tiranni, che in questo film c'è la peste, che in questo film c'è la fame, che in questo film c'è la povertà, e non dovrei dirlo, c'è anche la morte, perché dovrebbe essere una sorpresa. E poi mi sono detto, ma questa sceneggiatura è stata scritta 10 anni fa, quindi questo che cosa vuol dire? Che forse 10 anni fa era uguale adesso? Questo vuol dire che sempre ci sarà una tirannia, sempre ci sarà una peste, sempre ci sarà la fame, sempre ci sarà... Così, no, è una riflessione, non è stata scritta oggi, quindi vuol dire che se ci sono, secondo me, nella nostra società dei comuni denominatori, poi cambia il tiranno, cambia la peste, cambia la fame, cambia la tragedia, però che evidentemente sono insiti nella nostra natura, nella nostra nazione. Non lo
preferisco. Su questa domanda si apre un convegno di 3 settimane. Una cosa, risposta a questa cosa della polemica, delle polemiche che sono nate, come è uscito il trailer del film da alcuni giornalisti, alcuni neanche poi critici cinematografici, ma altro tipo di giornalismo. Io sono stato molto contento che ancora ci sono dei produttori, dei registi, degli attori che fanno un film sull'ottimismo, sulla voglia di divertirsi, sull'essere leggeri, perché non è possibile tutta questa aggressività. Ma come fa il paese ad andare bene e a non essere aggressivo se ci sta questa aggressività già che parte da un giornalista che già si incazza per il trailer? È una follia. Quindi io sono contento che invece faccio dei film per far vivere della mia leggerezza, della mia superficialità, e viva Dio, perché non è possibile prendersi così sul serio per il cinema. Io non facciamo mica la ricerca sui tumori, facciamo gli attori. Le puttane, si diceva, quando arrivavano in Puglia, sono andate le puttane, scendavano dal pullman. Quindi sono molto contento e speriamo che sia un successo, perché De Laurentiis e De Parenti ci richiamano tutti e 5 a fare, no, amici miei, signore e signori. E giù, adesso la schiaccia e comincia.